Passiamo all'oggetto numero 7. Consigliere Fora, lei la parola perché il titolo è abbastanza impegnativo, per cui lo illustri direttamente. Grazie. Sì, grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno all'assessore Fioroni, al quale è rivolta questa interrogazione. Parliamo di un programma che forse più non conoscono per l'abbreviazione, si chiama GOL, ma è uno dei principali interventi di politiche attive del lavoro messe in campo dal governo Draghi. Ne parliamo perché ritengo che dopo il fallimento di esperienze precedenti legate, per esempio, una tra le tutte ricordo l'esperienza dei Navigator, 3.000 persone che abbiamo provato ad assumere per trovare lavoro a persone disoccupate che dopo poco tempo si sono trovate disoccupate anche loro, con 18 milioni di euro di erotti di risorse sprecate da parte del nostro governo. Il governo Draghi avviò un'esperienza importante, ha avviato un'esperienza che fa delle politiche del lavoro delle politiche attive, che attraverso il PNRR permette di accompagnare persone giovani disoccupati di lunga durata a processi di formazione e di inserimento lavorativo con una forma non passiva o redistributiva di risorse economiche, ma con una forma di accompagnamento e di promozione attiva delle competenze all'interno dei contesti lavorativi. Un programma ambizioso, 4,5 miliardi di euro il governo ha stanziato per un processo che deve accompagnare il recupero e il rilancio delle attività economiche del nostro paese attraverso delle forme di accompagnamento delle persone in cerca di occupazione. In Umbria il programma ha avuto una prima conclusione negli scorsi mesi attraverso un lavoro che evidentemente l'assessore ci racconterà, spero anche rispetto ai risultati che sono stati raggiunti. Ho letto non molti dati rispetto ai risultati che sono stati raggiunti in Umbria dal primo programma, ma la stampa ci comunica che nel 2023 alla Regione Umbria sono stati assegnati 6 milioni in più rispetto alla dotazione ordinaria che il programma ha avuto a livello ministeriale, ed evidentemente questa premialità è stata raggiunta anche grazie ai risultati che sono stati acquisiti dalla nostra regione. Per cui la prima informazione è anche capire se, come è vero, sono state acquisite premialità. Evidentemente sono state in funzione anche di risultati importanti che sono stati raggiunti, di cui è opportuno avere notizia. Alla luce di questa prima fase, la Regione Umbria ha pianificato la seconda fase di programmazione del programma attraverso un bando che evidentemente non ha avuto l'adeguata partecipazione delle parti sociali e delle forze economiche, rispetto alle quali si evidenziavano dei limiti rispetto alle potenzialità e alla capacità che gli enti di formazione potevano agire all'interno del bando programmato, e che è stato evidenziato dalle stesse anche ufficialmente. Per questo motivo mi sono fatto carico di suggerire all'assessore se c'era la possibilità di ridiscutere e di verificare la programmazione di questo bando. L'interrogazione nasce prima degli atti successivi che sono stati assunti dalla Giunta regionale. Il bando abbiamo appreso che è stato ritirato per una programmazione maggiormente evidentemente strutturata, e che forse tiene anche conto dei risultati importanti che sono stati conseguiti dal primo programma. Per cui l'interrogazione tende a voler chiedere all'assessorato quali sono i risultati della programmazione di questo importante intervento di politiche attive del lavoro raggiunti dalla Regione e da ARPAL in questi primi anni. In che termini, a questo punto la domanda rispetto alla opportunità di ritirare o meno il bando è vana, ma in che termini si vuole intervenire per rilanciare la programmazione futura di questo intervento? E avendo appreso anche che è cessato il ruolo di direttore di ARPAL Umbria della dottoressa Nicastro
nel mese scorso in funzione di un suo incarico ministeriale, se e come ci si intende a commuovere rispetto alla copertura di questa funzione che evidentemente è strategica per accompagnare e dare priorità, una forte priorità alle politiche attive del lavoro che sono uno degli assi portanti rispetto anche alla capacità di reinserimento sociale e lavorativo delle persone delle nostre comunità. Grazie. Prego, Assessore Fioroni. Allora, come ha evidenziato il consigliere Fora, la Regione Umbria è stata una delle regioni più performanti sul piano del governo del PNRR, il GOL, soprattutto per quelli che sono i risultati nella presa in carico. Devo dire questo, devo rendere merito, oltre che allo straordinario lavoro fatto dalla Centri per l'impiego, perché sa bene che con la riforma della legge regionale istitutiva dell'Agenzia abbiamo aperto ad una collaborazione fra pubblico e privato, e in questa collaborazione i centri dell'impiego si sono dimostrati straordinariamente efficaci e i numeri sulla presa in carico ne sono una dimostrazione. Detto questo, proprio per questi numeri noi abbiamo ottenuto delle premialità extra, su questo mi preme anche ringraziare per il lavoro fatto fino ad oggi la dottoressa Paola Nicastro, che dall'Umbria, fattore anche spesso non comune, è andata a dirigere l'Agenzia Nazionale, quindi è il nuovo presidente di ANPAL Servizi, nuovo presidente e amministratore delegato, a dimostrazione del fatto che la scelta sulla governance di una riformata agenzia era sicuramente efficace. Entro nel merito però specifico del bando che, come dicevamo, è un bando chiave, è un bando che però è uno degli elementi che ci ha portato ad esempio all'annullamento in autotutela. L'institutional paper della Unione Europea ci dice che a livello nazionale, rispetto agli obiettivi posti dal PNRR, il bando non si è dimostrato così efficace. Non a caso una nota che è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro ci informa proprio che entro il 31 marzo del 2024 è previsto un aggiornamento GOL e l'adozione del piano nuove competenze, e quindi forse era opportuno anche rivedere il GOL nel momento in cui lo rivedevamo, tenendo conto anche della nuova forma che nelle revisioni del Ministero dovrà avere. È anche vero che abbiamo anche preso atto delle segnalazioni fatte dalle associazioni sia datoriali che dalle parti sindacali di una mancata partecipazione, forse non un momento formale di partecipazione dedicato. Non vi sfuggirà che uno degli elementi più importanti della riforma dell'Agenzia è stata l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul lavoro, che aveva proprio come compito quello di andare a individuare nel mismatch tra domande e offerte di lavoro quali erano da parte delle aziende i profili professionali mancanti. Quindi la mancanza di una fase di partecipazione lamentata dall'associazione di categoria, nonché alcuni aspetti interpretativi che riprovali sono le tantissime FAQ arrivate all'agenzia, ci lasciavano dedurre che ci fosse anche un rischio di una eccessiva chiusura, pur dovendo con il bando andare a raccogliere le manifestazioni di interesse che servivano per costruire il catalogo formativo, però un'eccessiva chiusura che avrebbe impedito la partecipazione a una platea più ampia di soggetti formatori, tenendo conto che comunque la scelta vincente che ha fatto la Regione Umbria è quella di prevedere per il GOL non l'universo delle N agenzie regionali, ma prevedere un accreditamento di un numero di agenzie limitato, 40 prevede a questo bando, è una scelta su cui andremo avanti. È piuttosto evidente che tutta questa serie di elementi, dubbi interpretativi su alcuni articoli, scarsa certezza sulle griglie di valutazione, così come evidenziato dalle lettere
a firma congiunta di tutte le associazioni datoriali e sindacali, ci hanno portato all'annullamento in autotutela, quindi in base all'articolo 21 della legge del 7 agosto del 1990, numero 241, e già da subito la nuova governance che si è insediata dell'agenzia. Avremo un commissario fino a fine mandato, sapete che sono già aperti i bandi per i nuovi per le nuove governance in maniera tale da poterle espletare poi con il successivo governo regionale, però abbiamo nominato come commissario il dottor Francesco Siciliano, facendo una scelta interna all'agenzia, quindi facendo una scelta oltre che di competenza e di qualità che garantisca una piena continuità sul lavoro svolto, onde evitare che gli eccellenti risultati che hanno portato la Regione Umbria ad ottenere premialità sul gol possano essere continuati. A brevissimo verrà attivata quella fase di partecipazione la cui mancanza era stata evidenziata dalle associazioni di categoria datoriali e sindacali, per riattivare un bando che andrà a formare il nuovo catalogo, anche secondo le nuove prescrizioni che nella revisione del 31 marzo poi il governo nazionale ci darà su gol. Grazie. Grazie assessore, consigliere Fora per la replica. Sì, ma molto brevemente, io ringrazio l'assessore anche perché in alcuni casi, come dire, rivedere le decisioni, io lo ritengo sintomo anche di intelligenza, quindi nella misura in cui ci sono stati dei momenti che andavano perfezionati o gestiti meglio, curati con una maggior collegialità, prendere atto che questo dà maggior valore agli interventi che si mettono in campo, ritengo che sia assolutamente da evidenziare come una buona pratica. La scelta della Regione, che all'epoca fece con il primo bando, che è quella di privilegiare un livello di specializzazione degli enti e di non coinvolgere una, diciamo così, la totalità di tutti gli enti di formazione, credo che sia stata una scelta vincente anche alla luce dei risultati conseguiti da questa prima programmazione. Forse la programmazione di questo bando poi ritirato prevedeva dei criteri eccessivamente restrittivi sull'altro fronte, quindi direi che ben venga che si possa condividere un equilibrio tra questi livelli e soprattutto credo ben venga che si sia proceduto in tempi molto rapidi a ridare operatività ad ARPAL con un nuovo incarico che abbiamo appreso oggi, perché questo è sicuramente uno degli elementi maggiori che ci permette di dare operatività a questa nuova programmazione. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'ultima question time, l'oggetto numero 8, intendimenti della giunta regionale riguardo il mantenimento in forma cartacea del tesserino per lo svolgimento dell'attività venatoria. Consigliere Puletti, prego. Grazie presidente, questa mia interrogazione nasce come richiesta per conoscere e sapere quali sono gli intendimenti da parte dell'assessorato sul mantenimento o meno del tesserino cartaceo in supporto chiaramente a quello digitale per lo svolgimento dell'attività venatoria in Umbria. Parto, Presidente, da un dato importante e altrettanto allarmante, ovvero i dati forniti dal Ministero dell'Interno che indicano come il porto d'armi per l'attività venatoria si sia attestato intorno alle 600.000 unità nel 2022. Mentre per l'anno appena trascorso, il 2023, la flessione è stata ancora più evidente, un ulteriore calo delle doppiette nostrane che si attesta intorno ai 530.000 unità. Oltre a questo c'è anche un dato anagrafico, siccome la maggior parte dei cacciatori è oltre i 60 anni. Questi numeri sono allarmanti, che sono allarmanti non soltanto chiaramente per l'Italia, sono allarmanti anche per l'Umbria, perché attraverso i dati che ci hanno fornito gli ambiti territoriali di caccia c'è un abbondante 40% di praticanti dell'attività sul territorio regionale in forte calo. Le abbiamo detto in più di un'occasione anche in quest'aula, sono tante le motivazioni che chiaramente ci spingono verso a una riflessione che credo dobbiamo come politica fare tutti. Le possiamo attribuire sicuramente a tante motivazioni, dicevo, ma anche ad una politica molto stringente e oppressiva nei confronti dei cacciatori da parte dell'Europa.
Ricordo, non a caso, l'introduzione di un'apposita applicazione per il conteggio dei capi abbattuti fino al raggiungimento del tetto massimo stabilito a livello regionale nella giornata della cosiddetta preapertura della tortora, la prima domenica di settembre. Quel giorno e quella modalità sembrerebbe, così come è stato anche verificato nei giorni successivi e nelle settimane successive, abbia mostrato molti limiti e molti disservizi nel suo funzionamento, tali da disincentivare i cacciatori a partecipare all'evento che segna tradizionalmente l'apertura della stagione venatoria. Il basarsi unicamente sui dati raccolti digitalmente, a mio avviso, potrebbe rivelarsi non completamente esaustivo per avere un inquadramento generale della presenza di determinate specie selvatiche presenti in maniera stabile nel territorio regionale. Infatti l'auspicio sarebbe un monitoraggio costantemente svolto non solamente mediante la contabilità dei capi abbattuti, bensì anche l'osservazione costante della fauna selvatica da parte degli organismi preposti, che attualmente sembrerebbe non essere così puntuale. Considerato che la pur comprensibile volontà di mantenere e di voler introdurre il tema della digitalizzazione anche in ambito venatorio è soprattutto importante per una puntuale raccolta dei dati sempre più necessaria, sia a livello nazionale che a livello comunitario, potrebbe comunque andarsi a scontrare con quelle che sono le caratteristiche delle doppiette umbre. Poche in realtà sono la questione degli anni anagrafica, come dicevo prima, ma comunque sia anche un'avversità che negli anni hanno maturato nei confronti della tecnologia. Si potrebbe quindi trattare di un disincentivo a continuare la pratica venatoria nel cuore verde, il solo utilizzo del tesserino elettronico, con effetti negativi che riguarderebbero, come detto prima, molteplici aspetti, sia quello sociale, sia quello economico, fino alla sicurezza e alla mobilità urbana ed extraurbana, per l'invasiva presenza della specie del cinghiale, più volte ribadito anche in quest'aula. Tutto ciò, premesso e considerato, Assessore, io attraverso questa interrogazione che è stata sottoscritta anche dai colleghi Mancini e Castellari, intendo chiedere quale sia l'intenzione, se sia sua intenzione mantenere con le modalità che lei riterrà chiaramente più opportuna e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la forma cartacea del tesserino per la pratica dell'attività venatoria in Umbria, ricordato appunto le difficoltà che in questo ambito con la sola digitalizzazione andrebbero ad incorrere i nostri cacciatori. Grazie. Grazie consigliere Puletti, prego assessore Morroni. Grazie Presidente. La progressiva introduzione del tesserino venatorio in formato digitale è finalizzata alla puntuale raccolta di dati sempre più necessaria sia a livello nazionale che a livello comunitario. Come sempre comunicato negli incontri con le associazioni venatorie, il tesserino in formato digitale sarà proposto ai cacciatori come scelta volontaria e pertanto coloro che non vorranno utilizzarlo potranno continuare a fare ricorso al tradizionale tesserino in formato cartaceo. È opportuno sottolineare che il tesserino venatorio digitale è indispensabile per alcune specifiche attività di prelievo venatorio in cui è necessario verificare i dati di prelievo in tempo reale rispetto a contingenti massimi consentiti. Ciò premesso, si evidenzia che il tesserino venatorio digitale offre al cacciatore anche alcuni servizi utili che dovrebbero incentivarne l'utilizzo, quali, solo a titolo di esempio, l'informazione delle specie cacciabili nella giornata di caccia e la possibilità di consultare la cartografia degli ambiti di gestione presenti in prossimità della posizione del cacciatore. Premesso che sia l'annotazione della giornata di caccia che l'inserimento del capo abbattuto vengono rispettivamente effettuati prima dell'inizio dell'attività venatoria e al momento dell'accertamento del capo abbattuto, sia con il tesserino cartaceo che con quello digitale, si ritiene che l'utilizzo dell'uno o dell'altro metodo non interferisca con gli standard di sicurezza. Per concludere, si ricorda che il servizio regionale competente non basa la raccolta dei dati faunistici esclusivamente sui carnieri di caccia, ma da decenni attua programmi di monitoraggio faunistico che forniscono dati puntuali relativi all'intero territorio regionale. I dati raccolti sono disponibili per il pubblico interessato tramite il gestionale La Fauna dell'Umbria Online, operativo già dal 2018. I dati dei carnieri desunti dalla lettura dei tesserini venatori
vengono prioritariamente utilizzati per rendicontare gli abbattimenti totali a livello nazionale e comunitario, come richiesto dalla normativa vigente. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Puletti. Grazie Presidente. Brevemente, Assessore, più in più di un'occasione abbiamo manifestato sicuramente idee diverse, visioni diverse per quello che riguarda chiaramente l'attività venatoria. Dai banchi di questo Consiglio sono sempre nate proposte che poi chiaramente, come giusto e doveroso che sia, l'esecutivo può accogliere o meno. Apprezzo molto e sono molto soddisfatta della sua risposta, perché credo che l'utilizzo del tesserino cartaceo e del tesserino digitale in entrambi i casi rappresenti una scelta di vicinanza a quelle che sono chiaramente le difficoltà del mondo venatorio, che in questo periodo, per una serie di dinamiche che dicevo prima, stanno attraversando. Sicuramente la sua risposta è una risposta importante, che chiaramente si colloca all'interno di un ambito di vicinanza da parte del centrodestra a quelle che sono le associazioni venatorie, a differenza magari di PD e di 5 Stelle, che in più di occasione hanno manifestato addirittura la volontà di abolire quella che è la caccia. Quindi Assessore, è anche vero che l'utilizzo del tesserino cartaceo non è una prerogativa comunque di colore politico, perché ricordo che già in Toscana o in Emilia-Romagna o nelle stesse Marche si è scelto di adottare questa duplice opzione. Quindi ben venga appunto la possibilità di utilizzarle entrambe. Concordo con lei anche sul fatto dell'importanza del tesserino digitale, per tutte le motivazioni che lei ha precedentemente ricordato.